Sindaco, questa mattina una conferenza stampa particolare sulla linea numero 1 della SCAT. Per quale motivo? Per dimostrare che il mezzo pubblico a Caltanissetta non solo è ancora esistente, ma che da oggi praticamente diventa un servizio completo dalla mattina alla sera, che serve tutta la città, che ha potenziato delle linee verso l'ospedale e il CEFPAS dalla parte periferica della città verso il centro storico e che ha introdotto due linee scolastiche che consentono a quei genitori che possono fruire di queste linee di poter consentire ai figli di raggiungere la scuola direttamente con il pullman, evitando gli ingorghi mattutini e soprattutto risparmiando notevole tempo. Quali sono le linee scolastiche? Ricordiamo. Le linee scolastiche sono le linee della parte sud della città, quelle che partono da San Luca e vanno nella parte alta della città. Quindi queste linee possono essere utilizzate proprio per il trasporto casa-scuola e dopo un periodo di sperimentazione, se riusciremo a trovare altre risorse, lo potenzieremo, perché l'idea è quella di abituare i nostri concittadini, soprattutto i più giovani, all'utilizzo del mezzo pubblico. L'altro elemento importante è che presto i pullman saranno dotati di un sistema di rilevamento GPS che è collegato a un'applicazione, consentirà a chi ha gli smartphone di poter seguire il proprio pullman in maniera tale da poterlo utilizzare secondo le proprie esigenze, quindi in tempo reale. Diciamo una piccola rivoluzione nell'ambito del trasporto pubblico locale, che era uno degli obiettivi dell'Alleanza per la Città e di questa amministrazione. Sindaco, c'è però chi ha detto perché non è stato incluso lo stazzone, da tempo che gli chiedono un autobus. Sì, questo è uno degli aspetti che interessano questa amministrazione. La stazione è un'area molto popolata che ha bisogno del servizio pubblico. Abbiamo fatto alcune prove per verificare quali pullman possano raggiungere quella zona. Ci sono dei problemi tecnici, ma è volontà insieme alla SCAT di risolverli e quindi garantire nel prossimo futuro che anche in quella zona possa essere servita con il trasporto pubblico.